Buonasera, benvenuti a Librigine. Stasera siamo al bar 019, siamo in compagnia di Rosita D'Esposito, che ha scritto un libro di poesie per bambini, Le poesie per i miei bimbi, edito da Franco Di Mauro Edizioni. Buonasera Rosita, grazie per aver Buonasera, accettato il nostro grazie mille a invito. te. Allora, partiamo dall'idea. Come ti è venuta quest'idea? Tu sei un'insegnante, come è Sì. venuta l'idea di scrivere le poesie per i tuoi bimbi, per i tuoi alunni? Allora, le scrivo da sempre perché ho, diciamo, avuto in eredità questa passione dal mio papà che scriveva poesie che sono rimaste purtroppo inedite perché lui le ha scritte in tante raccolte ma poi mai pubblicate. Io le ho sempre scritte, però da quando ho avuto la prima 2 anni fa, che è una classe particolare perché i bimbi, tra l'altro, venivamo dal Covid, quindi insomma un momento storico molto difficile, ho cominciato a capire che quando gli dicevo qualcosa in rima, quando facevo qualche suono con le parole, i bambini erano affascinati. Addirittura dei giorni mi venivano al momento, mentre parlavo con loro, e loro: "Maestra, ma come hai fatto? Hai fatto la rima? Maestra, sono uguali questi suoni?" E quindi ho cominciato a dire: "Ma se gli scrivo una poesia per ogni cosa carina che dobbiamo fare, magari loro vengono affascinati." E così ho cominciato a scriverle rispetto non solo alle festività, che sono quelle della mamma, del papà, dei nonni, che sono quelle solite, Ricorrenze, diciamo, ma ho più. cominciato a lavorare molto sulla cittadinanza. Perché è inutile dire che i bimbi di oggi saranno gli uomini di domani e quindi lavoriamo molto sulla costruzione dell'identità di questi bambini. E quindi ho lavorato su argomenti delicati, come potevano essere la Shoah, come poteva essere i calzini spaiati, che è una festività che noi adesso abbiamo acquisito e che mette in luce le differenze, no? Di avere, che tutti abbiamo. Abbiamo messo insomma fuori tantissimi argomenti. La diversità vista proprio come arricchimento, ce ne sono diverse, qualcuna dedicata alle maestre, matte, come mi chiamo io e il mio team, perché noi siamo matte davvero, perché insomma poi fondamentalmente ci incanaliamo in situazioni che dovremmo evitare, ma che ci piace tanto fare perché vediamo che nei loro occhi Risultato. brilla una luce ogni volta che decidiamo di fare una scoperta o qualche attività particolare, quindi diventiamo una squadra. E quindi maestre di team, maestre matte, c'è una poesia dedicata proprio alle mie colleghe. Quindi l'idea ti è venuta, diciamo, dal rapporto quotidiano, no, che tu hai L'idea del libro avuto. però mi è stata data perché una sera, a parte che ne avevo scritte già un po', una mamma mi chiama per darmi delle indicazioni rispetto a una situazione di un bimbo che non stava bene e mi dice: "Maestra, io però questa cosa ve la devo dire, perché non pubblicate un libro? Perché non le mettete tutte insieme?" Per me è stata quasi una cosa, sai, da dire: "Ma che stanno dicendo? Io non sono una scrittrice." Però poi pian piano questa idea ha cominciato a ruotare nella mia mente e ho pensato che poteva essere una cosa bella. Lei mi ha detto, e io ho detto: "Come faccio a scrivere un libro dei bambini con le poesie? Come lo chiamerei?" E lei mi dice: "Come lo chiamereste?" Dico: "Vabbè, ma io scrivo per i miei bambini e quindi le poesie per i miei bambini." Ho messo insieme quelle che in quel caso avevo, che più o meno erano una trentina di poesie, e ho insomma pensato a come lo potessi poi pubblicare, quindi insomma, e poi Da lì è nata la storia, l'avventura, io conosco l'avventura come l'idea. del Ma libro. non ci sono solo poesie, ci sono anche dei disegni, ho visto all'interno del Sì, libro. perché la mia mania, quella di, diciamo, di fotografare ogni volta che loro fanno un'opera d'arte, per me Sono sono disegni opere, dei sono bambini, disegni dei bambini. In molto ogni belli. caso ce n'è uno particolare, qui loro erano una Donna prima, Violenta. argomenti molto complicati. E quindi quando facevano questi disegni, la mia passione era proprio quella di dire: "Aspettate, non vi muovete, io devo fare una foto perché sono bellissimi." Mi innamoravo io di quello che facevano. E quindi l'idea poi è stata quella di abbinare alle poesie i In ogni loro poesia disegni. Per ci ogni sono i poesia loro ci disegni. sono i loro disegni. Ma quindi questo è un libro che possono leggere anche in autonomia oppure devono essere guidati da un Noi adulto? l'abbiamo pensato come, in questo caso, è una raccolta di poesie fatta per bambini dalla prima alla terza classe. E i miei l'hanno acquistato e lo tengono quotidianamente dentro lo zaino perché ogni tanto magari parliamo di un argomento e loro: "Ah, ti ricordi, maestra, avevi scritto la poesia?" E credo che almeno la finalità che mi piacerebbe dare a questo libro è quella che possa diventare un materiale Didattico. didattico, utilizzato, perché purtroppo è cattivo dirlo, è brutto dirlo, ma io sono innamorata della poesia e credo che sia
una grande arma. Sì. E credo che i bambini oggi, soprattutto i piccoli, non vengano avviati bene a questa. Io parlo di ricchezza perché tra l'altro tira fuori le emozioni. Assolutamente sì. E almeno io lo dico e l'ho raccontato più volte, per me è arrivare a casa e l'idea è sempre quella, sto passando l'aspirapolvere e mi viene in mente una cosa che abbiamo fatto la mattina perché mi ha colpito il cuore, perché me lo porto dentro. E a un certo punto io mi fermo, lascio tutto, prendo il cellulare, registro pensieri, cose. Viene immediatamente fuori questa poesia e in quel momento è come se io avessi tirato fuori quell'emozione bellissima che avevo vissuto la mattina e l'avessi guardata in faccia, sono delle foto. Io in quel momento ho scattato una fotografia a quell'emozione. È un'emozione che è venuta fuori, ma non saprei definirla in un altro modo. No, è così. Ma sono solo poesie o sono anche filastrocche? C'è qualche filastrocca, anche perché a volte, ripeto, proprio perché erano piccoli, il ritmo della filastrocca aiutava molto di più, no, a ricordare. E poi ce ne sono tante che sono quelle che vi ho detto, sì, io sono come voi, io sono diciamo legata a tutte, perché come no, come il proprio figlio, tu lo sai, con il libro è così. E, al di là di quella che può essere piccola io, perché io questa poi l'ho dedicata alla mia mamma, perché ho deciso di fare la maestra perché lei mi aveva detto falla, ma non ero convinta, e quindi questo è quello che un po' spiega. Allora, da piccola giocavo a fare la maestra, le bambole erano la mia scolaresca. Da ragazzina sono stata dai bambini circondata. Loro mi hanno spiegato il lavoro a me più indicato. Oggi sono la mia linfa. Non immagino una vita che più mi soddisfi. Sono convinta di ciò che sono e so che ho ricevuto un dono. Ogni giorno vedo brillare nei loro occhi la voglia di imparare, che diventa anche la mia, perché d'improvviso con loro, piccola, torno anch'io. E in ogni volta che facciamo qualcosa io mi rivedo piccola e quando loro mi dicono ah che bello, mi illumino con delle cose che magari da noi non gli diamo importanza, ma che negli occhi dei bambini prendono una luce diversa, completamente nuova. C'è una poesia molto particolare che mi viene da leggere oggi perché noi viviamo un momento particolare rispetto alla donna, il 25 novembre poi è la giornata dedicata alla violenza contro le donne. Questo argomento è stato molto delicato perché presentarlo in una classe prima, insomma. Allora, il primo anno abbiamo fatto semplicemente dei disegni, abbiamo scritto dei versi. L'anno scorso ho scritto la poesia, gliel'ho presentata, però introdotta da un lavoro fatto su un libro che era Storie di bimbe ribelli, quindi si racconta di questi personaggi femminili importanti, viste da bambine, no? Dove già l'idea era quella di dire divento qualcuno. Leggo perché è importante, diciamo, più il messaggio che si dà con la rima che non... E questo spero che poi le mie bimbe da grandi lo possano, insomma, lo possano conservare nel cuore. Dolce, delicata, decisa e determinata. Se pensa al passato, alla scia che ha lasciato, sa che un posto nel mondo finalmente ha guadagnato. Può essere un medico o un avvocato, seguire quello che sente più indicato. Non star chiusa tra le mura dove al buio la cultura. Care bimbe, siate fiere e rendete onore a loro che in passato hanno combattuto con il cuore. E spiega, insomma, vabbè, quello che noi vorremmo far entrare nelle menti di chi lavora male. Non lo so, ce ne sono tantissime, io sono legata a tutte quante, quindi leggeremmo tutto il libro se dovessi deciderlo io. Grazie Rosita D'Esposito, sul libro Le poesie per i miei bimbi, edito da Franco Di Mauro Editore. Compriamolo, leggiamolo. Grazie.